Bentornati in questo nuovo video vlog. Lo so che la luce qua è davvero pessima, mi raccomando, iscriviti al canale. E oggi devo farvi vedere e spiegarvi un po' di cose, quindi cambiamo location perché questa luce qua non mi piace proprio. Benissimo, è molto meglio qua, direi, che più che là, che c'è una luce che è sempre brutta, però i miei vlog iniziano tutti di là perché è là che ho le cose a pesca. Allora, ieri sono andato a pescare al Parco Palustre, solamente ieri, questa settimana qua non ho fatto niente, tra l'altro. Avrete visto anche il video vlog del Carpitri, che spero vi sia piaciuto molto e quindi vi invito ancora a iscrivervi al canale e commentare, lasciare like e condividere tutti i miei video perché quest'anno, come dico sempre, quasi tutti i video vlog, bisogna arrivare all'obiettivo di arrivare a 1000 iscritti, quindi iscriviti. E cosa è successo ieri? Che praticamente ho preso due bei pesci, non vi dico dove, comunque al Parco Posto non vi dico in quale lago, poi vedrete tra un paio di mesi il video perché prima come sempre ce n'è altri. E cosa è successo? Che la frazione mi slittava del trabucco Munello Invictus FA 5000, mi slittava, scrivo a Cali, guarda che ieri avevo la frazione tarata, mi andava via giusto, poi così, no, l'ha slittata. Allora poi ho scritto anche sul mio gruppo di quei pochi che sono nella provincia di Pavia che mi seguono e su WhatsApp, e se qualcuno sa cosa fare, ho pulito la bobina, i tradischi che ha in feltro, come mi diceva Billy, che lo saluto se magari sta guardando questo video vlog, li ho puliti. Nonostante non erano sporchi, ho provato con il mio Tucalle il WD-40, l'ho messo sull'albero e ora vi faccio vedere come l'ho pulito e tutto, anche se devo provarlo ancora. Allora, come vedete, ecco qua il mulinello. Ho messo il WD-40, che tra l'altro c'è ancora un pochino qua, come vedete. Adesso faccio un po' scendere perché c'era troppo. Poi l'ho messo anche sull'albero, cioè qui sull'albero del rotore, che poi qua c'è il rotore, non l'ho soffiato fuori, però sì, è sporco, però comunque, cioè, è un po' strano che slitta. Ho tolto questi tre dischi e anche qua non so se si vede in controluce, prima eccoli, ci ho messo il WD-40 qui anche sul tappo della frizione e adesso dai proviamo, vediamo un po' com'è, perché ieri slittava. Allora lo ricompongo, quindi si metterò prima la bobina. Ok, adesso è bella, è stretta. Ok, adesso passerò il filo dentro l'arco. Adesso sembra che va meglio, sembra almeno apparentemente che vada meglio. Allora riavvolgo il filo, anche se andrebbe fatto con una canna. Anzi, facciamo così. E proviamo ancora. Ok. Proviamo. No, adesso sembra che va liscio. È un mulinello che l'ho comprato il mio da un anno, quindi poi con quello che l'ho pagato. Riproviamo a chiudere la frizione. Proviamo a tirare. Direi che va bene. Non fa più lo slittamento come adesso metterò qua nella prossima clip. Vedi? Fatto. Cioè, guarda, ancora. Guarda. Se tiro più forte, adesso non l'ha fatto, però va a strati. Vedi? Forse qua un po' l'ha fatto. No, direi che va bene, adesso va bene. Ok, dai. Bene. Il pellet che non ho usato ieri, quindi sto facendo come sempre asciugare con il mio metodo del microonde e ho fatto anche un video tutorial su come asciugarlo, quindi vallo a vedere. E fammi sapere se ti piace, mi raccomando, commentate. Altra cosa, ieri tra l'altro dopo ho fatto delle
9 fino alle 2 più o meno, no, l'una e mezza, quindi qualcosa più 5 ore di pesca. Dopo sono andato ai 7 laghi a vedere Ghiso e ho preso la prima carpa dell'anno, quindi sono davvero contento, non grossissima, però comunque c'è ancora, sono ancora avanti 9 mesi, 10 per prendere tanti pezzi che questa bisogna fare, tanti pesci grossi. Infatti a maggio proverò a cinghignola, uno specialist abbastanza pesante. L'ho senza sponsorizzare, però con queste qua che sono delle polis pop-up. Quindi sicuramente proveremo con queste per gli Amur e non solo. Con le carpe proverò queste qua al krill, da queste qua sono 15 mm. Questi qui sono esattamente 15, quindi proviamo con queste e quindi sarà davvero 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 molto molto bello, davvero davvero molto molto bello. Ovviamente voglio fare anche degli sticker, non come questi, uno sticker uguale a questo ma fatto da un'altra azienda che li fa impermeabili, quindi saranno praticamente eterni. Questi qui invece purtroppo sono non impermeabili e quello solo si scoloriscono, e inoltre con l'acqua anche, quindi non perché mi seguo su Instagram, se mi seguo su Instagram pesca.it avrà visto che nelle storie proprio oggi, pochi minuti fa, un paio di minuti fa, ho messo una storia con una cartella che si chiama Secret, che in italiano vuol dire segreto, perché non vi posso dire che cosa ancora ci sarà ai 1000 iscritti, una cosa molto speciale che voglio fare, quindi iscriviti. Sembra che non da tregua, sembra che pioverà tutta questa settimana qua, quindi niente pesca, almeno magari sabato se c'è un po' sole, però bisogna vedere ancora perché davanti sono tanti giorni. Oggi è solamente martedì, domani è mercoledì. Come avete visto sto tenendo il microfono molto più in basso perché abbiamo iniziato Alessandro Fishing Italian Society, iscrivetevi anche al loro canale, perché tenendolo qua probabilmente il mento mi faceva da ostacolo, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se a questa altezza, quindi più o meno a metà petto, un po' più su, si sente meglio, dovrebbe sentirsi più forte, mentre qua si sente un po' più piano. Migliorerò anche l'audio con il programma Audacity, non ovviamente all'interno ma nelle pescate fuori, perché sì che ho il topo qua, come vedete, però fa quello che può e quindi l'audio va migliorato anche con quel programma lì che mi ha consigliato sempre Alessandro. Ho delle novità sugli adesivi che vi ho già detto ieri, che poi prenderò quelli impermeabili. Quindi non come quelli, i classici che ho fatto da attaccarli su in casa, così, ma quelli proprio a metterli dappertutto sulle vostre moto, macchine, scooter, biciclette, dappertutto. E anche monopattini, perché come ci sono anche i monopattini elettrici, quindi anche quelli li farò impermeabili e poi le prossime pescate, chi lo sa. Vediamo, vediamo, vediamo. Cosa dire, questa settimana qua è un'altra settimana molto complicata perché comunque ho visto che non ho più gomme anteriori davanti alla macchina, quindi non so se andrò a pescare. Il tempo non ci aiuta, solamente giovedì e venerdì c'è un po' di tregua, sabato e domenica, oggi è comunque lunedì, sabato e domenica vedo tanta acqua ancora e quindi niente, quindi vedrete la settimana prossima se andrò a pescare. Sono andato a pescare, soprattutto se seguitemi su Instagram pesca.it, e spero che tenendo il microfono qua si senta, cioè a livello petto più o meno si senta un po' meglio. Userò nell'editor, non in questo caso perché sono in casa ma fuori, per ridurre i rumori, quindi una qualità dell'audio ancora migliore e ancora più nitida. Mi raccomando, iscriviti al canale YouTube Pesca Ita, questo video qua, vlog finisce qua e al prossimo video.